Ciao ragazzi, ciao ragazze, eccoci in un nuovo video. Allora, oggi continueremo a parlare delle corse in ospedale della Regina di Milano. Iniziamo quindi con la seconda parte del video. Chiara ritorna dalla Basilicata, dalle vacanze a casa di Blues, ed inizia ad accusare dolore al ginocchio. Sicuramente, poverina, lo avrà sforzato troppo visitando supermercati cinesi. Il titolo del vlog è Ancora di corsa in ospedale. Questa volta però almeno hanno avuto la decenza di non chiamare l'ambulanza e di andare direttamente loro in macchina. Meno male. Il video inizia con loro due che se la ridono dicendo proprio: Eh sì, ci troviamo nuovamente in ospedale. Cioè, pensate, avranno capito anche loro stessi che la situazione è diventata ridicola. Ma poi immaginatevi loro lì sghignazzare in sala d'attesa, facendo vlog, circondati da persone che realmente non stanno bene. Che vergogna questi due esseri, mamma mia. Comunque, dice di essere lì da diverse ore, e che tutti le passano davanti perché lei ha il codice bianco. E vorrei vedere, Chiara, ti lamenti pure? Bah. Dalle 10 di mattina, quindi che arriva in pronto soccorso, esce alle 16 inoltrate. La diagnosi è distorsione, quindi deve stare a riposo 10 giorni e prendere antidolorifici. Cioè, ma ci rendiamo conto? Tu vai in ospedale per una distorsione? Ma non potevi andare dal tuo medico di base o da un ortopedico? Non è che ci vuole un genio per capire che si tratta di una distorsione e quindi prendere antidolorifici finché non passa il dolore. No, tu devi andare in pronto soccorso, ad intralciare il lavoro dei medici, a far perdere tempo a chi lavora per i tuoi stupidi capricci. Ma poi, soprattutto, un po' di rispetto per chi sta davvero male. È per gli ignorantoni come voi che i pronto soccorso si intasano e tutto rallenta. Va bene, passiamo ora al vlog. Siamo rimasti chiusi in casa, sono arrivati i pompieri e poi di corsa in ospedale. Già dal titolo. Allora, Chiara apre il video dicendo che è successa una tragedia, stanno arrivando i pompieri, perché è rimasta bloccata, la porta d'ingresso e sta arrivando anche l'ambulanza. Poi termina il video dicendo: Sono stata in ospedale, è successa una cosa gravissima, ma ora non me la sento di parlarne. Il marito prontamente fa un video intitolato Hanno fatto del male a mia moglie. Racconta le disavventure che hanno avuto con la porta, dice che è arrivata anche l'ambulanza, non sa il perché, ma sicuramente è stata fatta uscire dai pompieri. No, Davide, io non credo che a chiunque si rompa una serratura arrivi l'ambulanza. Io già immagino come sia andata la cosa. Tua moglie, aveva male al braccio, quindi avrà pensato, perché recarmi in ospedale? Facciamo venire direttamente l'ambulanza a casa. Sicuramente avete usato la scusa che lei soffre di attacchi di panico e che stava sicuramente avendone uno ed eravate chiusi dentro. Sicuramente le cose saranno andate in questo modo, mi butterei nel fuoco. Cioè, io dico, ma almeno raccontale bene. Ecco perché si è presentata l'ambulanza da voi. Non è la prassi che se escono i pompieri per una serratura rotta, allora esce anche l'ambulanza, ma non diciamo cretinate. Comunque, dopo essere stata visitata, Chiara rinuncia ad andare in ospedale, per paura del Covid. Nel pomeriggio però il dolore aumenta, e lei, in preda alla disperazione e in preda alle lacrime, decide di andare al pronto soccorso. Entra solo lei, il marito resta fuori, all'improvviso arriva la chiamata Davide dalla moglie, in lacrime, dicendo che l'hanno fatta cadere da una sedia a rotelle. Allora lui, incazzatissimo, entra in ospedale, ma l'infermiere dice che Chiara è caduta da sola. Lei invece piangendo ribatte che è stato lui invece a farla cadere, l'ha strattonata per il braccio dolorante per alzarla e le ha anche lasciato dei lividi. Lei così è caduta a terra facendosi male anche al fondo schiena, alla gamba e al ginocchio.
Davide allora va subito dai carabinieri che erano fuori al pronto soccorso perché vuole sporgere denuncia. Dice però di non avere le generalità di questo infermiere e i carabinieri rispondono di andare in caserma per fare la denuncia e che sarebbero risaliti all'infermiere in base al turno. Lui lì dice di essere rimasto basito, che si è sentito preso in giro dalle forze dell'ordine per questa risposta, ma per evitare di fare casini li ha solo ringraziati ed è andato via. È tornato quindi nel pronto soccorso dall'infermiere dicendogli: io voglio i suoi dati perché devo denunciarla. Ma lui si è rifiutato di darglieli. Cioè, ma come si fa, Davide? Ma tu gli dici: voglio denunciarti e quello secondo te ti dà i suoi dati? Ma non farmi ridere, ma poi di quel cartellino non lo aveva? Ma non potevi leggerli lì? Ma poi perché ti sei così risentito con i carabinieri? Cioè io questa cosa proprio non l'ho capita. Ma loro ti hanno risposto in modo corretto, ma che non lo sai che per fare una denuncia devi andare in caserma? Che volevi farla lì all'ospedale? Cioè avete denunciato mezza YouTube e non sai le regole basilari? E poi è vero che loro risalgono in base al turno, cioè c'è tutto un iter da seguire. Per quale motivo tu ti sei sentito preso in giro? Cioè io non l'ho capita questa cosa. Vabbè, sta di fatto che secondo l'Uomo Alfa, sua moglie è entrata in ospedale con un trauma al braccio destro e ne è uscita con, aspettate che li leggo tutti perché li ho segnati, è uscita con trauma al ginocchio, trauma alla schiena, trauma alla scapola, trauma al gomito, oh, che era tutto un trauma. Ma mi domando come hai fatto a ricaricarla in macchina e riportarla a casa? Bah. Ci tiene poi a precisare a fine video che lui, che ha lavorato nelle ambulanze, ne ha davvero viste di tutti i colori, che queste cose non devono succedere, che la sanità non sta facendo le cose giuste. Anzi, che sta facendo veramente schifo. Davide, ma vergognati. Siete voi che fate schifo che ogni 2 per 3 andate in pronto soccorso senza nessun motivo. Dovete ritenervi fortunati che la sanità è gratuita. Se avessi dovuto mettere mani al portafoglio ogni volta, io non credo che saresti mai andato. Vergognatevi, non togliete tempo a chi ne ha davvero bisogno. E poi tu, soprattutto tu, dovresti capire le vere urgenze quali sono, visto che dichiari di essere stato un soccorritore, di aver lavorato nelle ambulanze. Io spero davvero che se dovesse riaccadere una cosa del genere, qualcuno vi faccia una bella segnalazione per uso improprio dei mezzi di soccorso. Cioè io me lo auguro davvero. Comunque ragazzi, a me la cosa un po' puzza. Sinceramente la faccenda non mi è del tutto chiara. Ma sarà davvero successo questo fatto della caduta? Allora, Davide si è contraddetto più volte nel video. Una volta diceva che l'aveva chiamato Chiara, una volta invece l'aveva chiamato l'infermiere. Poi la cosa che più mi lascia perplessa è che conoscendo lei, come mai non ha ripreso la cosa? Ha sempre vloggato negli ospedali. Questa volta come mai non ha registrato nulla? Qui secondo me gatta ci cova. Ma poi, ci avete fatto caso che da quando è scoppiata la pandemia Chiara ha smesso di andare in pronto soccorso? Come mai, Chiara? Sono finiti persino gli attacchi di panico? Fino al 2019 era un via vai. In questi 2 anni sono spariti i vlog corsa in ospedale. Ma non è che ci marciavi un po' sopra? Chiara? Ragazzi, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, è sempre interessante ciò che mi scrivete. Il video termina qui, se vi fa piacere scrivetevi e lasciate un like. A presto, baci!